Dai, Ale. Claudia ha sempre avuto un carattere grintoso, già da piccola è sempre stata molto grintosa. Sono Claudia Ghisolfi, ho 25 anni e ho iniziato a scalare all'età di 8 anni. Prima di arrampicare facevo mountain bike, mio padre è maestro di mountain bike e facevo le gare di mountain bike insieme a mio fratello Stefano. E dopo una gara eravamo in Val d'Aosta, in Val Grisanche esattamente, c'era una diga con le prese di arrampicata e dei nostri amici, sia scalatori che ciclisti, ci hanno portato ad arrampicare, a far provare a me e mio fratello questo sport. Subito hanno chiuso la via con facilità, gli è piaciuto, ha piaciuto a tutti e due e ci hanno chiesto di fare un corso di arrampicata perché volevano provare questo nuovo sport. Dopo che i nostri amici ci hanno fatto provare nella diga di Val Grisanche ad arrampicare, ci siamo iscritti subito alla SASP e 2 settimane dopo aver provato ad arrampicare alla SASP abbiamo fatto la nostra prima gara di boulder e siamo arrivati tutti e due, sia io che Stefano, siamo arrivati secondi. Infatti nel giro di poco tempo hanno preferito poi l'arrampicata alla mountain bike. Non penso che sarebbero riusciti ad arrivare a questi livelli nella mountain bike perché loro My name is Matt Groom and welcome to the Under 10 National Italian Biking Championships. Stefano Ghisolfi has jumped up an age category, now on the corner. What's this? He's got off the bike. This is huge for Stefano Ghisolfi, not having the legs to get around the corner, struggling at the moment. That second place looking dodgy and first place far, far behind now. Looks to his coaches in some distress. Stefano Ghisolfi, well, he motors on, but clearly his race is now over. E poi da lì abbiamo capito che ci piace, che il mondo dell'arrampicata, il mondo delle gare ci piaceva. Allora poi sono entrata in nazionale, ho iniziato a fare le prime gare con la maglia della nazionale e poi quando sono passata alla senior ho vinto il primo campionato italiano. Ho vinto prima il campionato italiano di boulder e di speed, che in realtà adesso la mia specialità è lead, però ho vinto prima il campionato italiano delle altre specialità e poi nel 2013 il campionato italiano di lead. Mi sono sempre dedicata principalmente all'arrampicata indoor, quindi alle gare, all'allenamento in palestra e negli ultimi anni invece ho scoperto la falesia e ricercare il proprio limite sulla roccia. Thank you.
Ho fatto il mio primo 8C nel 2019 nella falesia di Gravere. È stato un po' una ripartenza, perché nel 2018 sono stata ferma qualche mese per un problema ai tendini delle dita e dei polsi di entrambe le mani. Fine 2020, novembre 2020, avevo capito che era il momento giusto per provare qualcosa di più duro e quindi per buttarmi su un 8C+. E diciamo che mi sono buttata sull'8C+ d'eccellenza e noia. Beh, erano quei tempi in cui le vie praticamente le facevo per allenarmi per le gare di Coppa del Mondo, perché strutture non ce n'erano. Avevo un pannello, però vabbè, i moschettonaggi non c'era possibilità di farli. E quindi cosa facevo? Andavo da Andona a fare le classiche ripetute, o comunque magari facevo una decina di tiri, 12 tiri, facevamo sempre quelli lì. E capitava spesso che noi, la facevo magari anche al decimo tiro, faccio ancora noi. Poi un giorno ho detto, beh, però cazzo, proviamo a mettere assieme. Si vedeva evidente che c'era proprio questa spaccatura che continuava verso destra, ho detto dai, ci metto giusto spit e vediamo cosa viene fuori. E praticamente è successo che io noi la facevo bene, cobra la facevo benissimo, e nel giro di due giorni, tre tentativi, sono caduto praticamente un paio di volte su sto traverso, e una volta che sono uscito dal traverso sono andato in sosta. Quindi ho detto vabbè dai, è un po' più difficile di noi, sarà 8C. E poi, però vabbè, chiaramente ero nettamente avvantaggiato perché le due vie le conoscevo. Poi la prima ripetizione che è stata Christian Brenner, forse un anno dopo, io parlo del 93. Christian è stato l'unico che praticamente ha preso la spalla per aprirsi alla fessura destra così, di spalla. Nell'altro modo proprio non riusciva. Invece poi c'è stata la prima ripetizione, che sono ormai 20 anni fa, della Yosune, che è arrivata dai Paesi Baschi. Beh, io la conoscevo perché l'avevo vista, incontrata in qualche posto. Mi ricordo che nel giro di anche lei qualche tentativo era riuscita a farla. Ormai sono passati 20 anni, pensa te. Ale! Sì! Dove vai? Giornata ideale per andare a ciascolare? No, noi stiamo andando a scalare. Che sentiero comodo! È stato divertente provarlo, perché ho iniziato a provarlo a novembre con Marcello Bombardi, che provava l'Apsus, e l'Apsus è la continuazione di Noia, quindi facevamo la partenza insieme, poi però lui doveva ancora fare un bel pezzo. Il problema è stato che a dicembre è iniziato a nevicare, però neanche la neve ci ha fermato e abbiamo fatto l'avvicinamento, che di solito dura 20 minuti, ci abbiamo messo un'ora e mezza per arrivare su con le ciaspole. Il primo giorno in realtà senza ciaspole, con gli scarponi, ed è stata veramente dura. Claudia, non abbandonare! E poi invece abbiamo fatto con le ciaspole. Peccato che poi dopo ha iniziato a bagnarsi la via e non siamo più riusciti a provarla e abbiamo dovuto aspettare la primavera. Allora, forse è asciutto. Tutto asciutto. Tutto asciutto. Sicuramente c'è che va. Poi asciutto, però poi dopo è bagnato. Con le sale. C'è, vabbè, Giova Bonsai lo sapevamo. Per adesso ti faccio vedere noi come è messo. C'è già noi, è bagnato. Thank you.
circa 6 anni che non torno ad Andonno, che non torno in realtà a scalare in Piemonte. E l'ultima volta che ho scalato qui era quando ho chiuso l'Apsus a novembre del 2015. E tornare qui mi fa tornare un po' in mente i ricordi e delle belle sensazioni degli anni passati, dei bei vecchi tempi. Però vedere Claudia che prova noia è stata veramente una grande emozione, perché in realtà noia l'avevo scalata ancora prima, più di 6 o 7 anni fa. E quindi mi fa ritornare in mente i vari movimenti, i vari tentativi falliti e poi riusciti, e riviverla con Claudia che la scala è una sensazione strana ma molto bella. Forse è stata la prima via di resistenza, perché all'epoca le più dure erano Hubble e Action Direct. E dopodiché c'era noi, però erano Hubble e Action Direct, erano molto corte, compresse, esplosive. Infatti adesso rileggendo pare che addirittura fosse stata la prima via di pura resistenza di quei gradi lì. No! No! Ah, basta, non ce la faccio più. La sto provando da un po' di tempo e c'è molto vicina. È caduta dove sono caduto anch'io qualche volta. È proprio alla fine a entrare in questo rovescio, forse il passo dove sono caduto più volte anch'io. Non è forse il più duro come singolo, però arrivare lì stanchi cambia totalmente. Magari con un po' più di freschezza nelle braccia e anche nella temperatura, perché magari gli basta quel poco per riuscire a salire la via. Dai, che ne hai? Ale. Dai, dai. Ale. Ale. Sì.
Grande. Quando mi ho scattonato la catena, in realtà non mi sono neanche resa conto. Mi sono resa conto quando mi calava, ho fatto tipo ah, non ho neanche urlato, ho tipo fatto ah, che bello. Stavo per cadere e ho deciso proprio di buttarmi e quando ho preso il rovescio avevo gli occhi chiusi e ho sentito Alessio che mi stava facendo sicura da sotto urlare sì e quindi mi sono resa conto di aver preso il rovescio dal suo sì. Allora ho aperto gli occhi, ho visto che avevo il rovescio in mano, ho detto ok, adesso devo stare solo calma, non devo agitarmi. E mi ricordo che l'avevo preso con gli occhi chiusi, poi l'ho aperti e mi ero ritrovato la mano infilata nella fessura, ho detto boh, l'ho guardato e ho detto boh, allora adesso vado in sosta ed è così, è nata noia che alla fine è diventata leggendaria quasi, perché a distanza di quasi 30 anni ormai è tuttora d'attualità, è tuttora ripetuta, provata e quindi secondo me alla fine è la mia via. Però alla fine è un bel ricordo, poi nel 93 ti dico che è venuto a provare l'Arnoux Petit qualche anno fa, che vabbè non era più l'Arnoux Petit. Che la formazione del carattere da quando erano bambini, l'arrampicata ha dato molto proprio, cioè tutto no, magari anche gran parte anche per i genitori, però sì, anche l'arrampicata ha dato il suo contributo. Che non mangia cioccolato. Ho mangiato dopo pranzo. Ciao mamma. Io vado a portare questo mentre vado. Dai Stefano, dai! Dai, bravo! Dai, vai.